stiamo qui manifestando innanzitutto per il nostro futuro, perché questo sito deve garantire un'occupazione a tutti i lavoratori di Terni. È un sito strategico per l'Italia e non può essere spezzettato come qualche multinazionale vuole, deve essere venduto nella sua integrità. Noi facciamo parte di un'azienda che lavora nel Ternano e siamo qui a sostegno della manifestazione con i miei colleghi. Se si ferma l'acciaieria poi si fermerà tutta Terni e andremo male poi tutti, per rispetto di tutte le famiglie che si mantengono proprio grazie all'acciaieria. E ci manteniamo tutti con l'acciaieria. Non c'è pace per le acciaierie ternane, che tornano al centro di una complessa vertenza economica e sindacale. Circa 2.000 tra dipendenti della AST, Acciai Speciali Terni, e loro concittadini hanno scioperato stamattina a Terni per 3 ore, muovendosi in corteo fino alla sede della prefettura. Operai e sindacati, ma anche le istituzioni pubbliche locali, chiedono l'aiuto del governo italiano per sbrogliare la matassa delle relazioni finanziarie tra le multinazionali coinvolte nella compravendita dell'azienda, la tedesca ThyssenKrupp e la finlandese Outokumpu. In particolare viene rifiutata con forza l'idea di uno smembramento del sito produttivo, a cominciare dal settore dell'inossidabile, vendita che secondo alcuni sarebbe imposta dall'Unione Europea per questioni di posizioni dominanti sul mercato. Uno spezzatino inaccettabile invece secondo i lavoratori, perché questo significherebbe far morire uno dei poli industriali più importanti per la siderurgia italiana, impoverendo in maniera drammatica anche il tessuto economico ternano. Per molti ormai non ci sono prospettive. Secondo il mio punto di vista sono chiuse perché la punta di diamante è proprio l'inossidabile.